7 giorni fa un punto raccolto all'esordio in quel di Acireale. La qualità del gioco espressa, un pari che soddisfa un bel passo, che torna al San Gaetano per ritornare a fare punti davanti alla squadra di Alessandro Di Maria. Un Pachino che all'esordio ha rimediato un sonoro 0-2 da un Real Avola tra le favorite ai nastri di partenza del girone C di promozione. Le due squadre sono nel rettangolo di gioco, scorgiamo i titolari di questo match partendo dagli ospiti. Il Pachino con Paladino, tra i pali numero 1, numero 2 Bartolo, numero 3 Parisi, numero 15 Pascazzi, 5 il capitano Vizzini, 6 Latino, 7 Di Pasquale, 8 Spataro, 9 Mammana, 10 Leone, 11 Santuccio. A disposizione del tecnico Spatola il numero 12 Lucifora, 13 Caruso, 14 Caccamo, 6 Oddo, 16 Giallov, 17 Vittorosio, 18 Tropiano. Il bel passo risponde con Sciuto tra i pali, numero 2 Mascali, numero 3 Oliveri, numero 4 Orofino, il 5 è il capitano Alessio Reale, poi il numero 6 Daidone, 7 Barberi alla sua prima da titolare con la maglia giallo-nera, numero 8 Mazzarino, 9 Alessandro Randis, 10 Giuffrida e 11 Buonaccorsi. Nel 4-2-3-1 di Di Maria in panchina comunque Tomasello, Rizzotto, Litteri, Spampinato, Bellia, Castagna e Palazzolo. La partita sarà diretta dal signor Gurrieri di Ragusa, coadiuvato da Sorace e Raspanti. Ecco l'angolo battuto da Diego Giuffrida, questo pallone in area di rigore, prima opportunità per il bel passo, praticamente al pronto e via dopo un minuto di gioco. Poteva essere una buona opportunità ancora sul calcio piazzato dove il Pachino stenta parecchio. Allora Reale, capitano in maglia numero 5, questo pallone messo in mezzo, ma mancano i rifornimenti, mancato qui il supporto da parte del compagno di squadra. Orofino sventagliato a cercare Randis, attenzione, questa è una buona opportunità, c'è Luca Barberi, la conclusione del numero 7 e la risposta a fatica di Paladino in due tempi, poi però concesso l'angolo. 13° minuto di gioco, buona opportunità per il bel passo stavolta sullo sviluppo di questo calcio d'angolo con la battuta da destra, pallone messo in mezzo, attenzione all'opportunità con Reale e Daidone il numero 6. Buono quel numero di Diego Giuffrida, attenzione al numero 10, mette questo pallone in mezzo a metà tra un cross e un tiro. Il numero 10 ha inventato ancora una volta, pallone scaricato a destra verso Lorenzo Buonaccorsi che nel frattempo ha cambiato fascia. Poi Diego Giuffrida, attenzione al mancino di Diego Giuffrida che firma un super gol. Diego Giuffrida gli hanno dato il tempo per caricare il mancino e ha pietrificato Paladino quando scocca il 20° minuto, bel passo in vantaggio 1-0 con il primo gol stagionale del numero 10 giallo-nero Diego Giuffrida. Parte Giuffrida, pallone in area di rigore e arriva l'incornata di Lorenzo Buonaccorsi, buono lo spunto di testa, ha trovato l'anticipo su tutti. Poi però sbaglia il numero 8 in maglia blu, Oliveri si scatena sulla corsia di sinistra, pallone giocato per Barberi. Barberi ancora, cerca l'accelerazione, Luca Barberi, pallone messo in mezzo per Oliveri! Raddoppia il bel passo, gran bella azione da parte dei gialloneri, il gol lo firma Davide Oliveri, però che è stato bravo Luca Barberi al 34° minuto, bel passo che raddoppia. Orofino schiacciato sulla corsia di sinistra, l'assist per Luca Barberi, grande invenzione poc'anzi anche questa, gran pallone e la buona opportunità per Lorenzo Buonaccorsi di firmare il 3-0. Calcio di punizione battuto celermente da Orofino sulla corsia di sinistra per Barberi, Barberi per Orofino, rapidissimo il bel passo, buona opportunità, duplice fischio del direttore di gara Gurrieri, primo tempo a tinte fortemente giallo-nere, bel passo 2-0 avanti con le reti di Giuffrida al 20° e di Oliveri al 34° minuto, tra poco più di un quarto d'ora inizia il secondo tempo per vedere se il bel passo manterrà questo vantaggio. Inizia il secondo tempo, primo pallone giocato dal bel passo con il lancio lungo di Orofino alla ricerca di Lorenzo Buonaccorsi. Due le sostituzioni per il Pachino operate praticamente al primo minuto del secondo tempo. Attenzione, buona opportunità con Mammana che di testa mette il pallone alto sopra la traversa. Quando siamo giunti al quarto minuto di questo secondo tempo, buona opportunità per il Pachino. Giuffrida, Barberi a memoria verso Mascali, poi di prima intenzione per Buonaccorsi che può mettere questo pallone. Ottimo il cross di Lorenzo Buonaccorsi, Randis!
3-0, ha segnato Alessandro Randis. Bellissimo il cross di Lorenzo Buonaccorsi, la parata iniziale di Paladino che nulla può, però nel secondo tentativo Randis firma il quarto gol stagionale, il secondo in campionato, quando siamo giunti al 50° minuto. 3-0. Attenzione, Randis fa spallate, poi Randis col sinistro, calcia! E la parata di Paladino. Orofino, largo a destra, con i giri giusti, ottimo pallone per Reale, che sventaglia! Questo pallone dove non arriva Luca Barberi, buona opportunità per il bel passo. Ecco Buonaccorsi, la giocata col destro! È la grande risposta! Manca ormai meno di un quarto d'ora, ottimo il pallone di Buonaccorsi per Randis, Randis! E c'è il 4-0 del bel passo con la doppietta di Alessandro Randis sull'assist di Lorenzo Buonaccorsi, troppo campo lasciato al bel passo che quindi firma il poker al 77° minuto. C'è Gabriele Castagna, terzo 98 in campo, Gabriele Castagna ancora funambolico, il numero 17, cerca la giocata, la formica atomica del bel passo. Attenzione intanto all'opportunità con Vittor Osio che fallisce il gol del 4-1. E c'è il triplice fischio di chiusura, non c'è extra time al San Gaetano di Belpasso. Allora la formazione di Alessandro Di Maria regola con un facile 4-0 il Pachino. Le reti di Diego Giuffrida in apertura al 20°, di Oliveri al 34°, di Randis al 50° e in conclusione al 77°. 3 punti importanti per il bel passo che sale quindi a quota 4 punti, lasciando proprio il Pachino ancora a 0 punti. Da Francesco Casicci per Bipress è tutto per le emozioni di questo campionato di promozione Girone C. L'appuntamento è rinviato al prossimo weekend. I ragazzi sono voluti riscattare dopo il risultato della scorsa settimana, non tanto per quanto riguarda il gioco. È chiaro che il fondo un po' ci aiuta, certamente abbiamo qualità tecniche, abbiamo anche attaccanti che puntano sull'uno contro uno, è chiaro che dobbiamo giocarci le nostre armi e il campo è dalla nostra parte. Mister, se lo scorso sabato forse la critica, e anche lei stesso aveva fatto forse mia colpa, era stata quella di verticalizzare solo ed esclusivamente attraverso Alessandro Randis, oggi abbiamo visto Randis forse anche un po' meno nel gioco, abbiamo visto molto Barberi, abbiamo visto molto Giuffrida, abbiamo visto molto Buonaccorsi e abbiamo visto anche un ottimo Angelo Mascali. Sì, è chiaro, l'autocritica siamo qua anche per farla. Il calcio credo che non è una scienza esatta, è semplice, si vede. La scorsa settimana siamo stati molto prevedibili perché abbiamo verticalizzato dritto per dritto. Questa settimana abbiamo lavorato, abbiamo rivisto qualcosa. È chiaro che dobbiamo andare a giocare anche sugli esterni e farci l'uno contro uno. Oggi c'è stato un ottimo esordio di Barberi. Mascali direi che è una conferma più che altro, perché il ragazzo sta facendo bene. Ma oggi tutti, il Pachino mancava di accarpi e mancava di qualche altro elemento che sicuramente ha abbassato il loro livello tecnico. È una squadra che comunque non si è disunita, ha sempre dignitosamente cercato di tenere il campo. Mister, chiaramente il suo commento sarà quello di non agevolare troppo la concorrenza, però al di là dei moduli tattici 4-2-1, 4-3-3, 4-3-1-2, insomma questa è una squadra che veramente può adottare diversi schemi, diversi moduli. Cos'è che la convince e la rende ancora orgoglioso di queste, ricordiamo, ancora soltanto un mese e mezzo di bel passo? No, vabbè, diciamo, è chiaro, non abbiamo un modulo particolare, tra l'altro ancora aspettiamo Pietro Palazzolo che ci consentirà sicuramente delle alternative. Non possiamo legarci al modulo, una squadra che vuole cercare di fare bene, comunque il nostro modulo è essere propositivi, non è legato certamente a numeri, anzi mi aspetto una partecipazione maggiore da parte degli terzini. Come dici bene, Mascali fa bene, Oliveri ha fatto anche bene, fanno bene per adesso la fase difensiva. Io pretendo che facciano bene anche la fase offensiva, tra l'altro attendiamo anche Robby Balsamo, che in questo è un interprete tra i migliori che noi conosciamo. Io l'avevo detto l'altra volta che mi trovavo bene in quel ruolo, mi ci vedo di più, però se il mister mi chiede di indirizzare io lo faccio volentieri, quindi mi metto sempre a disposizione della squadra. Oggi la squadra ha giocato un bellissimo calcio. Sì, ma noi in settimana proviamo sempre delle cose palla a terra, noi siamo una squadra che comunque è tecnica, diciamo, quindi cerchiamo sempre di giocare a calcio, ma è lanci lunghi e si vede, credo.
Se abbiamo visto un bel passo finora propositivo, questo significa cosa? Questa è una squadra che può giocare un bel calcio in casa e può farlo bene anche fuori casa. La scorsa settimana vi è riuscita soltanto parzialmente contro un Real Aci che penso guasterà la festa diverse volte. Sì, noi proviamo in tutti i campi a giocare il nostro calcio, quindi non credo che sia un fattore casa, un fattore ospite. Quindi credo magari che lì c'è il campo di terra e ci è venuto un po' difficile giocare palla a terra. Da vincere, da convincere dopo il mezzo passo falso, anche se in realtà secondo me non è stato tantissimo un passo falso settimana scorsa, però c'era bisogno di dare una risposta importante per fare capire che ci siamo anche noi. A centrocampo il tuo compito adesso diventa ancora più importante, e non mi riferisco al fatto che hai perso una spalla accanto, ma perché nel 4-2-3-1 si deve lottare, si deve fare filtro e si deve costruire. Tu che hai giocato e continui a giocare a calcio a buoni livelli, sai benissimo che in questo modo bisogna fare ancora più lavoro. Ti ringrazio intanto per i buoni livelli che mi hai affibbiato. No, sì, a parte gli scherzi, siamo contenti di fare fatica, se poi i risultati sono questi siamo davvero contenti, anche perché giustamente per giocare con quei quattro lì davanti è vero che ci fanno divertire, però i due a centrocampo devono magari dare qualcosina in più sotto il punto di vista atletico, ma ripeto, se i risultati sono questi lo facciamo ben volentieri. Bene l'impegno soprattutto delle punte, bene l'impegno delle corsie laterali con un gol di Oliveri e con tante opportunità per Masca. Sì, ma credo che quando giochi in questo modo poi le opportunità arrivano per tutti. Ha fatto due gol Alessandro come al solito, ma Lorenzo poteva segnare che non ha segnato, ha segnato Diego, Barbetti ha avuto altre due occasioni per farlo. Quando si gioca così credo che sia anche davvero un piacere vedere da fuori. Molti penseranno che magari l'avversario era più debole del previsto, ma in realtà secondo me sono stati più i meriti nostri che i meriti degli avversari. Beh, devo dire che la squadra oggi ha giocato un gran bel calcio, non dimenticando che oggi era una giornata estiva, quindi non conoscevamo l'avversario, i ragazzi si sono applicati bene in campo, siamo una squadra tecnica che giochiamo un buon calcio, quindi il risultato diciamo che è meritevole per il match che hanno disputato i ragazzi. Il Pachino da canto nostro non conoscevamo, però a mio avviso non hanno fatto neanche un tiro in porta, quindi merito ai ragazzi per la prova disputata in campo. Ecco, si è chiuso il calciomercato che è durato tanto e probabilmente anche troppo per le logiche del calcio nostro dilettantistico, e che le sensazioni lei ha del bel passo, ancora di più oggi, ma soprattutto proprio dopo il day after di questo calciomercato. Avete perso dei giocatori importanti, ne avete acquisito altri forse ancora più importanti, quali Barberi e quali D'Amico, classe 97. Ma direi che a mio avviso sono contento del lavoro che hanno fatto i direttori in società, perché credo che sì, è vero che è andato via Viglianisi, ma abbiamo preso Barbere, abbiamo preso D'Amico, abbiamo tanti talenti 97 e 98 che a mio avviso sono il futuro di questa società, ragazzi molto bravi, molto tecnici, quindi io sono contento della rosa che è stata allestita. Il mister può lavorare serenamente e noi come sempre, come dico sempre, lavoriamo sempre sodo e siamo sempre con i piedi per terra. La squadra ha chiuso addirittura con 8 undicesimi under 20, con ben 6 juniores, due ragazzi che hanno 20 anni, questo significa che anche c'è un ottimo presente e probabilmente anche un ricchissimo futuro. Diciamo che erano 6 juniores in campo, ma se consideriamo 2,95 eravamo in 8, quindi questo è il segno che la società punta sui giovani, perché i giovani sono il futuro della società Belpasso, quindi sono veramente soddisfatto del lavoro che hanno svolto i nostri direttori.